Blagoslov nabožných predmeta. Benedizione degli oggetti sacri nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie e pace di Dio nostro Padre, dal quale per mezzo il suo Figlio nato dalla Vergine provengono tutti i beni. Ascoltiamo la lettera ai Filippesi. Fratelli e sorelle, rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Svemoguci viecni Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e le energie del creato, perché ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia. Benedici noi l'opera delle nostre mani e questi oggetti, e fa che, riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio onnipotente benedica vostri oggetti sacri nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Molicemo za zdravlje duše i tijela. Preghiera della guarigione dell'anima e del corpo, Signore.
Samo u tvojoj ljubavi. Soltanto nel tuo amore la nostra vita prova il senso. Soltanto nel tuo amore siamo capaci di amare gli altri in questo mondo. Perciò ti prego, versa adesso il tuo amore nel mio cuore. Da ljubim kako si ti ljubio. Aiutami ad amare come hai amato tu. Fa che il mio cuore sia simile al tuo cuore, Signore. Entra nel mio cuore. Entra nei miei pensieri. Con la forza della tua onnipotenza. Allontana tutto ciò che mi allontana da te. Io voglio camminare sulle tue vie, perché tu sei la via, la verità e la vita. Signore, guidami sulla tua via. Guidami verso la vita. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Gospodine, Signore, sada te molim, adesso ti prego, da izliješ Duha Svetoga na mene. Adesso ti prego, versa il tuo Santo Spirito su di me. Vieni, o Spirito Santo, visitaci con la tua grazia. Entra nel mio cuore. Entra nei miei pensieri. Signore, voglio che tutto il mio essere sia pieno dello Spirito Santo. Vieni, o Spirito Santo. Fiamma il mio cuore con il tuo amore, perché anch'io abbia il coraggio di testimoniare tutto ciò che io credo. Il Vangelo d'oggi, Gesù entra per le porte chiuse. Gesù, tu vai oltre i nostri limiti, vai oltre le nostre chiusure. Tu desideri entrare nel mio cuore, perciò ti prego, apri la porta che spesso ti chiudo. Spacca le catene della mia indifferenza e infiamma il mio cuore con il fuoco del tuo amore. Grazie Gesù. Grazie Gesù.
Gospodine, Signore, tu sei Dio onnipotente, e io sono soltanto la creatura. E quando tu tocchi con la tua onnipotenza, non esiste ferita o peccato che tu non possa guarire e perdonare. Ti apro completamente il mio cuore, sul palmo della tua mano metto la mia vita, perché desidero che tu mi tocchi con la tua grazia. Desidero sentire il tocco della tua grazia. Desidero sentire i frutti della tua misericordia. Signore, perdonami tutti i miei legami, le mie schiavitù del peccato. Perdonami tutte le mie dipendenze di cui sono schiavo. Che non riesco a superare. Razlomi okove, spacca, Signore, le catene della mia indifferenza, želim biti tvoj. Dei miei peccati, io desidero essere tuoi. Želim povjerovati iznova. Desidero credere di nuovo. Samo želiš dobro u mom životu. Che tu vuoi soltanto il bene nella mia vita. Pomozi moju vjeru. Signore, aiuta la mia fede, insegnami, incoraggiami, consacrami. Neka vas blagoslovi svemogući. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.